Allora, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che precederà le live reaction che andranno in onda tra un po', tempo di montare il video, tornare a casa e montare il video perché al lavoro non lo potevo fare. E allora, grande Juve nel primo tempo, una Juve che batte il Bologna 2-0 e risolve la pratica nel primo tempo, cosa importantissima anche per una questione energetica, nel senso comunque che c'è stato un risparmio di energie notevole. E insomma, Juve che batte il Bologna, un Bologna sicuramente, quando queste squadre qua fanno la partita perfetta contro un'altra grande, poi in genere comunque qualcosa concedono di più, basti vedere anche il Frosinone con la Roma. Però io credo che questa Juve oggi nel primo tempo sia stata semplicemente perfetta, non riesco a dare la palma del peggiore a nessuno, del migliore la do a Blaise Matuidi che ha segnato il secondo gol. Primo gol invece è stata una grande rete di Paulo Dybala. E ragazzi, cosa possiamo dire di questa partita? Il primo tempo è stato veramente meraviglioso, bel gioco, cioè, ma proprio bello, cioè una partita veramente che la Juve ha veramente dominato. E quindi, cioè, ragazzi, penso che ci sia poco da dire, cioè la Juve ha dominato in lungo e in largo, non c'è stata praticamente partita. E che vi devo dire, cioè, per quelli che vengono a dire che la Juve ha poco gioco, che non gli è piaciuto come gioca la Juve, così, ecco, questa credo che oggi sia stata la fotografia di quanto la Juve possa giocare bene. Oggi la Juve ha fatto una partita veramente strepitosa. Ok, era il Bologna, ma non era comunque facile, perché è vero che Bologna può aver giocato con un minimo, come posso dire, con degli errori anche il Bologna, però il Bologna settimana scorsa ha battuto la Roma, quindi direi che io ho visto una Juve, ripeto, primo tempo perfetto, ed era importante chiuderla secondo me nel primo tempo, proprio per una questione che sabato c'è il Napoli e quindi bisognava chiuderla prima possibile. Allora, prima di lasciarvi, no, e di darvi appuntamento con le live reaction che andranno più avanti, più tardi in onda, cominciamo a dire che, allora, come ho detto, non boccio nessuno, promosso a pieni voti e migliore in campo secondo me Blaise Matuidi, anche Dybala ha fatto una gran partita, ma mi dispiace, ma credo che la sostanza e la qualità che ha dato Matuidi in mezzo al campo oggi meriti la palma del migliore in campo. Detto questo, sono curioso, vi dico che sono molto curioso della partita contro Napoli, perché secondo me quella vorrà dire tantissimo, non tanto solamente per una questione, come possiamo dire, non è solo una questione di prestigio, è proprio una questione che sono curioso di vedere la Juve che livello giocherà contro il Napoli, perché finora ho visto una Juve spettacolare e una prova di forza dietro l'altra veramente importante. Staremo a vedere contro il Napoli, sono veramente curioso, non la sento tantissimo, anche perché, parliamoci chiaro, è troppo presto per definire la decisiva, anche perché se andiamo a vedere la classifica ha più da perdere il Napoli che la Juve, perché la Juve al massimo dovesse perdere, comunque rimane prima a pari punti, dovesse perdere il Napoli andrebbe a 6 punti dalla Juve, comincerebbe a essere tanto il distacco, anche se siamo all'inizio, quindi insomma vado con la massima serenità, vedrò questa partita con la massima serenità, chiaramente sperando del risultato della Juve, ma sono più curioso di vedere a che livello è il gioco della Juve, la forza della Juve contro un'avversaria sicuramente più tosta che Bologna, Frosinone, Chievo eccetera. Già l'ho visto con la Lazio, però credo che il Napoli sia un'altra caratura e quindi sono curioso di vederlo contro il Napoli. Ragazzi, io intanto vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ricordatevi che tra un'oretta circa andrà in onda la live reaction di questa partita, quindi non perdetevela e al prossimo video. Ciao!